Cale Sipario sulla 19ª edizione di Primavera dei Teatri, il festival ideato e diretto da Scena Verticale, che si conferma ancora una volta polo di riferimento per il teatro calabrese, una vetrina per eccellenza di artisti emergenti. 26 spettacoli, di cui 16 prime e 2 anteprime nazionali, circa una sessantina di personalità calabresi coinvolte, senza contare lo staff tecnico interno al festival ed artisti, operatori e maestranze provenienti dall'intera regione. È stata un'edizione bella, proprio bella, bella, bella. Io sono stato rilassato tutto il tempo in realtà, perché c'ho uno staff pazzesco, quindi me la sono proprio goduta. Spero che anche la città se la sia goduta. Ho sentito commenti bellissimi e quindi lo facciamo per quello soprattutto. E poi la novità assoluta di questa edizione, l'Europe Connection, la drammaturgia europea in Calabria. Un progetto triennale che, in linea con la vocazione di Scena Verticale, si impegna nella promozione e diffusione della nuova drammaturgia europea attraverso la messa in relazione con la produzione artistica regionale, che di fatto ha aperto una finestra sull'Europa e sulle poetiche internazionali. È stato un bel esperimento, quindi credo che lo replicheremo l'anno prossimo e anche nel terzo anno. E prenderemo le misure. No, è stata una bellissima, bellissima cosa, quindi anche quello è andato bene. E poi quest'anno anche tantissima qualità, anche alcune scommesse, non, naturalmente non presa a scatola chiusa, però anche noi in attesa della sorpresa, tutte graditissime sorprese, tutte veramente di qualità molto molto alta. La 19ª edizione del festival, per la direzione artistica di Saverio Laruina e Dario De Luca e quella organizzativa di Settimio Pisano, si è chiusa con una giornata ricca di eventi. Di buon mattino le porte del Castello Aragonese si sono aperte con il secondo ed ultimo appuntamento del laboratorio Voce, Postura, Relazioni Posturali e Funzionalità Vocali a cura di Fabio Di Stefano. Al Castello Aragonese di Scena la creatività dei bambini, con l'esito del laboratorio Dentro la bottega di Geppetto a cura del maestro burattinaio Angelo Gallo di Teatro della Maruca. Per Primavera Kids l'appuntamento si è chiuso con i musicanti di Brema della compagnia Attori in Corso e con lo spettacolo per piccoli spettatori Amore, Love, Psiche di Spazio Teatro. A seguire l'anteprima nazionale nella fossa della compagnia Punta Corsara. Siamo in compagnia di Gianni Starella. Con Giuseppina Cervizzi, Valeria Pollice e Vincenzo Salzano. E loro hanno deciso di fare così la loro intervista. 2048, in un punto preciso del mondo, un becchino sta scavando una fossa. Con lui un uomo affidabile nel suo vestito chiaro, lui non scava. Il suo compito è quello di far finire il lavoro in tempo. Sono però entrambi ignari del motivo dello scavo. Tutto è appena su una brincadeira e poi crescendo mi assorbendo. Per chi, per cosa, per chi lo stanno facendo? Questa legge per me è solo una se lo chiedono, ma non trovano risposta, fino a che non è la risposta a trovare loro. Al teatro Sibari si è andato in scena Overload di Sotterraneo. L'attenzione è una forma d'alienazione. Sempre tutti persi a cercare qualcosa. Fra distrazioni di massa e mutazioni digitali ci muoviamo immersi in un ambiente aumentato dai media, sovrastimolati dalle informazioni, in uno stato di allerta continua che gli antichi conoscevano solo in battaglia. C'è una persona che sta votando in mezzo a voi, perché? Perché ce l'abbiamo messa noi? Eppure neanche noi sappiamo perché, è tutta una questione di attenzione e interpretazione. No, è stato un grande azzardo, però alla fine non abbiamo sopravvalutato le potenzialità che il festival riserva sempre e quindi abbiamo comunque riempito, in ogni caso 20 per 25 spettacoli, che è un piccolo miracolo. Adesso senza
volerlo comunque, come dire, sottolineare troppo, però vedi che in Calabria poi alla fine fare un festival dove c'è pensiero, c'è spettacolo, non nel senso dell'intrattenimento, ma dove all'insegna il pensiero, ma non della noia, chiaramente, cioè, si può fare questo tipo di proposte che creano veramente uno scambio importante, e io penso anche di crescita proprio da parte di ognuno di noi, e con un dei risultati, con una frequenza di partecipazione veramente entusiasmante. Poi spazi alla musica nel chiostro del protoconvento Franco Dione Salvi e in Imbai con musica e poesia popolare calabrese. Rosy e Valeria, colonne portanti di Scena Verticale, ma di Primavera dei Teatri, questa 19ª edizione, a voi il compito di organizzare il tutto, però devo dire che è andata bene. Sì, no, è andata bene, sicuramente facciamo le parti quelle un po' più odiose, no? Perché stanno lì a fare in modo che tutta la squadra funzioni, per quel che mi riguarda la comunicazione, per Rosy l'organizzazione, quindi è difficile gestire questa cosa, quindi a volte bisogna essere, insomma, categorici, però è andata benissimo, siamo contenti, soprattutto di poter lasciare qualcosa a quelli più giovani di noi, perché noi già comunque siamo giovani, quindi... Casa cresce.